agonismo, passione e relax sono alcuni degli elementi che caratterizzano, e non gli unici, la manifestazione golfistica più attesa dell'anno, la Bizzarri Golf Cup edizione 2011. A dirigere le operazioni qui al Golf Club di Perugia, il direttore Matteo Bragone, arbitro internazionale, alla sua prima esperienza di direzione della Bizzarri Golf Cup. Innanzitutto, come sta andando? Qual è il livello? Molto bene, abbiamo avuto addirittura 160 giocatori, che per la Bizzarri è un record. E sono in fase di ultimazione di questo primo giro di qualifica, hanno già passato le prime 9 buche e si stanno confrontando su un terreno di gioco interessante. Interessante in che senso? Un campo preparato ad hoc per la Bizzarri, quindi green veloci, fairway tagliati a dovere per rendere il gioco sempre più competitivo. Ecco, a livello agonistico, a proposito di livello competitivo, che cosa mette in difficoltà i giocatori che si confrontano sulle buche di Santa Sabina? Beh, Santa Sabina è caratterizzata da diversi alberi e quindi la precisione fa la differenza. La precisione nel colpo per arrivare poi alla buca? La precisione nel colpo perché soprattutto sulle buche più storiche, quelle appena costruite all'inizio del circolo, le buche sono molto strette e quindi la precisione è un must per poter arrivare in buca. Ha notato di più passione o agonismo tra i giocatori? Agonismo. Assolutamente agonismo, soprattutto per una gara così dove c'è una qualifica e dove c'è un qualcosa da ottenere per giocare il giorno successivo. Qual è la caratteristica allora che un giocatore deve avere per arrivare a vincere la Bizzarri Golf Cup? Beh, bravura, abilità, self control e passione. Ospite d'eccezione di questa edizione 2011 della Bizzarri Golf Cup, Juan Quirós, golfista professionista, ospite per la seconda volta della manifestazione Umbra. Allora, innanzitutto, come si trova in Umbria? Perfetto, ma che mi piace l'Italia e io vengo molto contento di venire all'Italia. Lei ha visto tanti campi in giro per il mondo, come giudica il campo di Santa Sabina? Questo campo è perfetto, questo campo non è più difficile perché è piano, però molto difficoltà tanti olio, no? Però un buon campo. Allora, innanzitutto si capisce comunque molto bene quello che dice in italiano, però ha visto tanti giocatori giocare in questa manifestazione, qual è il livello? Bueno, il livello della questa Bizzarri Cup è impressionante. Anno tras anno gioca más. Questo è la famiglia Bizzarri, questo è un campionato molto, molto importante. Io credo che uno dei più importanti che io ho visto in mia vita. Come giudica invece la crescita del movimento golfistico italiano? Allora, Italia deve stare orgogliosa di tenere grande giocatore di golf. L'anno scorso Constantino Rocca, grandissimo giocatore nel mondo, conosciuto nel mondo, Ryder Cup, giocatore di Ryder Cup. Allora lo fratello Manassero, tutti i giocatori giovani viene più forte, ma dopo il golf in Italia viene sopra.
Perfetto, sì, igual che la Spagna, eh? Approfitto della sua esperienza. Che cosa serve per diventare un grande golfista? Trabajo. Un grande golfista è igual che quando... Lavoro. È tutto, in tutto il sport, il lavoro è questo importante. Il calcio, tennis, tutto nel sport è lavoro. È speciale il golf. Il golf è lavoro, sempre lavoro. Pensa e... La fiesta con la ragazza fuori, tutto, eh? Tu tieni che sacrificare tua vita, tua gioventù per giocare al golf. È così. L'edizione 2011 della Bizzarri Golf Cup è stata senza dubbio un successo per numero di giocatori, ma anche un successo per la struttura che la ospita da sempre, cioè il Golf Club di Perugia qui a Santa Sabina. Allora, se l'aspettava questo successo? No, assolutamente. Sapevo che storicamente è una gara di grandissimo rilievo, però quest'anno abbiamo avuto il record di avere ben 160 giocatori in gara. Che cosa significa questo per il golf club che lei dirige? Ma sicuramente soddisfazione e impegno per poter far giocare tutti questi giocatori su un campo di 5.700 metri.